Raga, lo sapete che quando vi faccio video da questa posizione c'è qualcosa che non è andata bene? Ora vi spieghiamo. Comunque, ora trollini, qua è Pepios. Niente, praticamente vi avevo detto che vi dovevamo raccontare ciò che è accaduto a Napoli. A parte che, vabbè, è stato bellissimo il viaggio, abbiamo trovato tantissimi trollini in giro per Napoli. È una bella città, ci sono delle belle persone, ci siamo Bel trovati cibo. bene, bel cibo, quindi nulla da dire. Noi siamo partiti venerdì, mi pare, no, sabato, sabato. Siamo stati lì 2 giorni, dovevamo starci molto di più, almeno 5. Siamo stati in giro, abbiamo provato, infatti è uscito un video sul canale dove avevamo mangiato la pizza più buona di Napoli e lì potete notare una cosa che vi spiegherò, quindi se non avete visto il video correte a vederlo. Allora, quel giorno siamo stati dall'una più o meno in giro per Napoli perché dovevamo mangiare sta pizza e c'era un botto di gente in fila dove siamo andati. Allora, vabbè, avete visto, abbiamo mangiato la pizza, ce ne siamo andati, poi siamo andati a mangiare qualche dolcetto. Dopodiché quel video si interrompe appunto con me e Graziana che dovevamo andare a mangiare da qualche altra parte perché avevamo ancora fame, volevamo assaggiare delle cose. Graziana, purtroppo, quando arriviamo in una via che non era del centro storico, era praticamente una strada tutta lunga dove c'era il mercato, credo, una roba del genere, doveva essere il mercato. Vabbè, c'era tanta gente che spingeva da qua da là, però è normale, cioè da tutte le parti non c'è il mercato. Il problema è che mentre stavamo camminando, vabbè, noi non ci siamo accorti di niente, siamo andati avanti. Graziana aveva un... che cos'era? Un borsettino. Sì, una specie di borsettina. Quando dovevamo appunto andare a mangiare, perché, mo vi spiego perché Graziana stava prendendo i soldi, mette la mano nella borsettina e la trova aperta. Graziana ovviamente l'ha chiusa, sicuro al 100%, perché anche io avevo voluto lo zaino e stavamo comunque sempre a controllare. Graziana mette la mano dentro e non trova più niente. E il problema è che dentro c'erano 10 euro, mi pare 15 euro, non so quanto c'avevi il resto. Vabbè, avevo 20 qualcosa euro di spiccioli. Esatto, e il resto vi stavo dicendo perché i soldi non li tenevamo lì perché quella era una borsettina che portavamo in più per un altro motivo. Quindi c'era questo resto e poi c'erano anche. Avevo il cellulare però in mano, in tasca, quindi non c'era problema. Però c'erano delle pillole, quindi dei medicinali che sto prendendo, sempre in riferimento al mio problema del perché sono partita. Che quindi devo per forza portare con me perché devo prendere a una certa ora del giorno, a stomaco pieno, a certe condizioni, ecco. Fatto sta comunque che se salto un giorno non succede niente, però comunque altri 3 giorni senza prendere questi medicinali poteva essere abbastanza rischioso. E quindi abbiamo deciso di tornare prima proprio perché io non avevo altri medicinali in hotel o con me. E quindi dovevo per forza prenderli da casa. Quindi siamo stati costretti a prendere più velocemente possibile un mezzo per ritornare a Bari. Sinceramente ci siamo rimasti malissimo perché, cioè, non c'eravamo mai stati a Napoli e quindi volevamo un po' Godercela di si più. girare. Poi vi ho detto, abbiamo trovato tantissimi di voi, quindi mi è dispiaciuto perché io su Instagram vi avevo detto che saremmo rimasti ancora. A volte mi hanno detto, Pepi, dove sei, però. Non abbiamo incontrato più nessuno, però secondo me è successo proprio in quella strada perché c'era tantissima gente che stava passando e diciamo che eravamo tanto vicini tra di noi. E poi qualche attimo prima avevo Esatto, perché avevamo controllato. appunto registrato il video e si vede che Graziana aveva quella specie di borsettina là. Chiusa. Esatto, quindi è proprio stato in quella strada lì. Sicuramente non se ne è accorta quando eravamo tutti così vicini, qualcuno ha messo la mano, però ovviamente gli è andata male perché ha preso le medicine, però è andata male pure a noi perché ha preso le medicine, quindi che palle, raga, sempre a noi, siamo sfigati, non lo so, ci dovremmo ritornare a Napoli Per però, perché forza. Ho non va bene così, pure mangiato poca pizza. io, soltanto 2 volte ho mangiato la pizza in 2 giorni, che schifo. Ragazzi, comunque, se volete, qua sotto potete scriverci una città dove volete che Graziana veniamo e se vi va potete scrivermi qualcosa, magari su Instagram, che presto aprirò il profilo di Graziana, mi sono deciso, anzi ci siamo decisi, quindi vi raccomando, venitemi a seguire perché tra un po' Graziana su Instagram. E niente, raga,
Da martedì riprendono i video normali, va. Bella.